Oh, Cicalo, te un po' capì, ho visto dei video su YouTube, sono diventato fortissimo, con queste mosse mortali mazzo chiunque, un po' capì. Ciao amici di Scuola e Botte, l'argomento di oggi è semplicissimo, è una piccola panoramica sulle famose tecniche mortali, perché molto spesso tanti di voi mi dicono: oh Agicolo, ma perché da un pugno quando c'è una tecnica che è più dannosa, che fa più danni sostanzialmente? E molti di voi mi hanno posto questa domanda relativa a queste tecniche che andremo un attimino a capire. Scuola di Botte. Ricordatevi sempre, siete delle pippe. Perciò una pippa che fa una tecnica, chiamiamola mortale come la chiamate voi, rimane sempre una pippa. Non cambia la sostanza, perché non è detto che tu da pippa con una tecnica mortale diventi forte. La tecnica mortale che tanti mi chiedono, io dico: Cicalo, ma perché devo dal pugno quando posso dalla gomitata? Il gomito fa più male, rompe. Ma voi avete ragionato sulla gomitata? Quanto tempo ci mette arriva a questo e a che distanza arriva? E quanto tempo ci mette arriva a questo e a che distanza arriva? È già il primo ragionamento da fare. Te devo prendere, stai a metro da me, col braccio ci arrivo. C'ho il riccio del braccio che mi permette di arrivarci. Con la gomitata non ci arrivo. Sei capace a darla la gomitata? Sei capace a farla impatta bene? L'hai mai fatto? No, ci sono, le gomitate sono efficaci. Infatti ci sono degli sport che le usano e fanno pure tanto male. Ma questi si sono allenati a farle. Tu te sei allenato a farle. Ma se te sei manca allenato a salire scale? Ma di che stai a parlare? No, sai fa la gomitata. Non è che in quel momento di necessità la gomitata tu impari a farla e diventi forte. Se ti alleni a fare la gomitata ha un senso. Fai questo, pum, e gli anfili, capito? Pum, e gli anfili. Ricordate sempre che la gomitata è limitata sia come distanza sia come bersaglio. Non è che gli puoi dare una gomitata sotto, cioè gliela puoi dare, ma diventa molto più complicato. Meglio un bel montante già sui colpi sotto che la gomitata rimani fuori. Altri mi stanno a dire: Agicolo, va benissimo, voglio dar cazzotto, però non voglio colpire quelle aree che se lo colpisco sì gli faccio male ma non muore. Per essere sicuro, visto che mi sta aggredendo, lo voglio colpire qua sotto, ok? Tanti stati qua, oppure voglio colpire alla tempia. Ma benissimo, colpiscilo dove te pare. Ma io vi dico sempre che è importante il punto di impatto del colpo. Se io ti do un cazzotto sulla spalla, è relativo il dolore che ti faccio e il danno che ti faccio. Nel momento in cui mi devo difendere veramente, dandoti un cazzotto sulla spalla non è che vado molto lontano, probabilmente tu li incassi tutti e due e me meni. Allora ti dico, la prima cosa è: colpisci sotto, perché sotto c'hai il bersaglio più grosso, c'hai determinate aree che sono molto sensibili, molto soggette al colpo, e in più non si vede neanche l'impatto alcune volte, che può tornare utile se avete fatto dei casini, se qualcuno vi rompe le palle eccetera. Ma quando mi dici voglio colpire qua sotto la gola, quanto è grosso questo spazio? Già la faccia è più grossa, più lunga, più larga, e il collo è stretto. Poi è un punto sicuramente difficile. Ah, ma io vado sotto, gli faccio la mossa di karate sotto la gola. Bene, sei bravo a farla? Sei preciso, sei veloce, riesci a infilarla? Potrebbe avere la sua efficienza. Perciò col taglio della mano lo colpisci sotto la gola e lo fai bloccare. È una mossa, chiamiamola mortale come la definite voi, ma la dovete saper fare, e non è così efficace in alcuni casi, perché prevede che voi abbiate un'ottima mobilità, una bella precisione e ovviamente la contrazione di questo movimento adatta per fare un danno, perché non è un movimento ampio ma è una contrazione, è un movimento cortissimo, pam, pam. Perciò non è detto che faccia poi sostanzialmente male. Che senso c'ha andare a colpire uno spazio piccolino con meno forza rispetto a quello che c'era prima, senza mai averla fatta, senza mai averla provata e senza neanche saperne gli effetti? Perché voi poi mettete nel ragionamento: io mi difendo in quel momento con sta mossa, ma non ho mai visto che effetto fa. Sì, se mi provo a colpire mi fa male, ma in quel momento la tua forza che effetto ha generato? Non puoi sapere, non è che c'è uno che può colpire lì senza motivo. Oh, via qua, voglio provare che effetto fa. Non è detto che il tuo colpo faccia l'effetto sperato, mentre puoi sapere in effetti il tuo pugno che effetto fa se te vai a fare un po' di sparring. C'è la solita ginocchiata alle palle e sto famoso cazzotto alla tempia. La tempia è uno spazio piccolo, 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 no? Sta poi sulla testa, dove uno ovviamente tende a difendersi. Tu devi arrivare con le nocche a prendere proprio la tempia bene. Hai sbagliato mestiere, non te devi difendere, fai il cecchino. Se sei così bravo a centrare la tempia con due nocche a uno che si muove, che non si vuole far colpire tutto quanto, hai sbagliato mestiere, va a far cecchino nel pugilato. Pia gente, la colpisci sulla tempia a mani per terra. Ancora meglio sul pisumento, te dico. Ma lì torniamo alla box. E allora di che cazzo ora sta a parlare? Tecniche mortali. Perciò mi state a dire tutte cose che stanno sotto sole, che tutti conoscono: carcia ai palle, ginocchiata, gomitata, colpo alla tempia,
colpo sotto la gola, tutte cose che hanno un'efficienza relativa, dovete saperli fare, che è quella la grossa differenza, saperle fare le cose. Allora, io vi invito a fare le cose più semplici e che possono funzionare a 360 gradi. Il pugno, come vi dico sempre, il jab, funziona a 360 gradi, funziona sulla lunga distanza, funziona sulla corta distanza, lo impari, spesso è innato in alcune persone perché ce l'hanno proprio questa cosa, sfrutta la mano, comunque impatta bene, fa tutto quanto e siete tranquilli nella maggior parte dei casi. Va aggredisco, non va aggredisco, ve spintonano, ve fanno, non ve fanno, volete solo far vedere. E il pugno funziona sempre, è un sempre verde, è la vostra garanzia di potervi difendere. Tutto il resto può funzionare, è quel può che nel caso in cui siete aggrediti, nel caso in cui qualcuno vi vuole molestare perché siete gli scureggioni, fa la differenza. Nel dubbio, se a me mi dicessero, oh, acicalo, se te te metti il casco e cadi, sei protetto. Se te metti sta buccia di banana, forse sei più protetto, forse no, potrebbe proteggerti. Che mi metto il casco o la buccia di banana in testa? Mi metto il casco, mi sembra una cosa sensata. E lo stesso vale per pugno. O io cago gomitata, puoi sdraiarlo, quello ci mancherebbe. Ma poi se quello è distante e non ci arrivi, rimani qua. Quello rimane lì, puta, da pure il cassotto. Oh, stiamo a metro di distanza, tieni, ho fatto la gomitata, pum, te infilo. E dice, vabbè, io faccio un passo avanti. Ok, ma presuppone che tu ci abbia un gioco di gambe. Ma ce l'hai sto gioco di gambe? No. E allora il passo avanti, senza fatte vedere da quello, senza fatte anticipare, non lo fai. Perché se tu stai a dare una gomitata, uno si tiene a distanza e quello è bravo e ti allunga un pugno, te pia prima. Allora, Riargenio, allora la gamba è meglio. Vabbè, ma tu sei capace a dargli i carci? Sei capace a stare su una gamba sola? No, però mi vado a fare lezione di King Boxing. Vado a fare lezione di King Boxing e poi ne riparliamo. Non mi chiedete se le tecniche mortali vi possono essere utili. Può essere utile tutto nella vita, ma partite dalla base. Se non c'è una base, non potete costruire niente. Vi sapete spostare? Perfetto. O sapete da un cazzotto? Bene. Già c'è la base. Tutto il resto è un altro discorso. Poi mi schivi, fai tutti i movimenti, fai le finezze, ganci, montanti, quello che te pare. Ma te sai spostare e sai colpì. Stop. Tutto il resto lo potete aggiungere dopo se siete bravi. Ma siccome siete dei bustoni e non siete bravi, cari amici, fatevi la base e poi ne riparliamo. Vi saluto tutti e vi ricordo il 22 settembre, che è un sabato, ci vediamo allo stage alla Palestra Azzurra. Gradita la prenotazione, mi raccomando, dalle ore 15, perciò siamo lì dalle ore 15, faremo un'oretta e mezza. E poi per chi volesse ci vediamo al ring dalle 17.30, il ring è sempre in via Bertarelli, lì potete venire tranquillamente quando volete perché tanto fino a chiusura ci sono. Ciao! Scuola di batte. Siamo di scuola.